Spazio Meteo, il tempo in Friuli. Al mattino avremo in genere nuvolosità variabile, dal pomeriggio cielo poco nuvoloso. Soffierà bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa. Temperatura massima in pianura 15 gradi, minima 6 gradi. Queste le nostre frequenze. A Udine 103,7. Radio Spazio, la voce del Friuli. Spazio Sport. Spazio Sport. Questo programma è offerto dall'Hotel Sava di Rogasca, il centro termale dove la salute è di casa. Buongiorno. È dura dire buongiorno oggi comunque. In ogni caso, che stiate bene tutti, perché oggi è una giornata nella quale fare una trasmissione mi risulta particolarmente difficile. Ho la fortuna, grazie a Dio, che sono circondato da preziosissimi amici. E dopo quello che è successo all'Udinese, insomma, mi pare che la situazione sia abbastanza difficile da dipanare. Comunque andiamo avanti, perché vi presento gli ospiti. Abbiamo come noi il maestro Ido Cibischino, già direttore, primo direttore di Sport 3000, 3000 Sport, fondatore di 3000 Sport, e poi vicino a lui il direttore attuale, il successore. Eddie Fabri. Ciao, buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Abbiamo Stefano Pontoni, buongiorno. Elio Meroi, buongiorno. Immancabile Ernesto Bozzo, buongiorno. Good evening, good morning. Appena tornato da Londra. E poi abbiamo una new entry, la Viviana, che è una tifosissima che ci segue sempre, ha deciso di venirci a trovare, l'abbiamo accolta con molto piacere. Una curvista, no? Buongiorno Lorenzo, grazie per l'invito. Curva, benissimo. Allora, io prima di cominciare questa discussione, che poi c'è poco da discutere, sappiamo com'è andata, volevo leggervi una lettera che ha scritto Cristian Puppo, che è un altro che frequenta la curva, che è stata pubblicata su Udinese Discount. La leggo con piacere, così come l'ha scritta. Caro Gino, cari giocatori, vi scrivo. Sapete cos'è la passione? Ve la spiego guardando mio figlio. Quando si parte per venire a vedere la partita è un uragano di felicità ed entusiasmo, sciarpa al collo e non smette mai di cantare. Quando si fa gol si emoziona veramente. Ecco che mi è sparita, ecco. Lo capisco dall'abbraccio che ricevo, quella maglia per lui è importante. La passione è anche quando perdi male, occhi rossi, tristezza. Ma la mattina a scuola va con la felpa dell'Udinese, anche dopo un 7-1, perché probabilmente conosce meglio di qualcuno che cos'è l'orgoglio. Stasera ci credeva in un riscatto. È rimasto muto, mi ha abbracciato, ma non per un nostro gol. Dovreste aver visto i suoi occhi o sentire il suo abbraccio per capire cos'è la passione. Non pretende lo scudetto o la Champions, non tifa squadroni e lo sa. Oggi a scuola è andato di nuovo con la sua felpa e il suo orgoglio. Lo fa perché ci crede, perché quella maglia per lui è importante. E per voi? Questo era un bambino di 8-9 anni, mi pare. E mi sembra significativa questa lettera accurata, possiamo dire, che ha scritto il nostro amico Cristian Puppo, che io saluto caramente, e suo figlio. Il guaio nostro, volevo dirlo, è che noi siamo tutti innamorati dell'Udinese. E gli altri? No. Chi sono gli altri? Quelli che giocano. Ma puoi pensare che abbiano un attaccamento alla maglia quando oggi ci sono, domani no? Cioè è un via vai continuo di giocatori svincolati a costo zero, acciaccati da recuperare e quant'altro. C'è una programmazione in questa squadra? No. Non mi risulta, da anni è la solita storia, e bravi sono i tifosi a mettersi in coda ogni anno facendo 14.000 abbonamenti in piena fiducia. Poi la fiducia viene ripagata a questo modo. Qualche replica? Però scusa un attimo, Edi. Allora,
Questo è un vecchio ritornello, stranieri, e anch'io ero su questa linea qua. Ma quando io vedo un Atalanta che si presenta con 10 stranieri. Ma adesso però io non ho parlato tutti, di stranieri, sì, ho parlato però, di non programmazione, di non c'è un progetto. Programmazione. Allora adesso io ti spiego. Questi sì hanno 10 stranieri, però ti dico, arrivano due un anno, due un altro anno, cioè sono funzionali appunto a un'idea di calcio che tu vuoi fare. C'è un progetto. Giusto, c'è un progetto. Un anno fa Gino Pozzo, alla presentazione di Julio, mi disse: guarda che questo è un tecnico eccezionale, bravissimo, solo che è giovane, è in un ambiente nuovo, non so come potrà rispondere, non so se è un salto nel buio. Comunque l'idea era quella di portare qui un tecnico che desse un gioco nuovo, quello che abbiamo visto nelle ultime due partite. Ieri la Roma in 10 ci ha annichilito giocando a calcio, quindi triangolazioni, controllo, tecnica. Diciamo sì, che il livello tecnico dei giocatori della Roma era leggermente superiore, no, leggermente superiore. Tu metti Pastore, Dzeko e Zaniolo e sì, ma non parliamo dell'avversario, allora, parliamo della reazione della squadra. Cioè, il Lecce va a fare disastri dappertutto, allora, ormai quando gioca fuori casa. Il Lecce gli ha dato un gioco. Persino il Genoa adesso. Una squadra, proprio perché sa di essere più debole, accentua queste caratteristiche di applicazione sul gioco, sulle trame, eccetera. Mentre noi, da come la vedo io, abbiamo un'unica strada. Un'unica strada, secondo me, che è quella di ritornare a 10 uomini dietro la linea della palla, un attaccante solo, sperando che non ci segnino. Cioè, stai chiedendo Nicola? No, sto dicendo a Tudor, quando Tudor ha pensato di giocare con le due punte effettive, di allungare un pochino il raggio d'azione dei centrocampisti con Mandragora, è successo il patatrac, perché noi non reggiamo. Poi si può aggiungere una cosa, io cosa vedo in questa squadra? In questo momento, al di là di un discorso di gioco, manca la fame, non c'è, capisci? Sono delle pedine che sono messe lì senza un come si chiama? Vi domando se qualcuno, non so, Stefano, volevi dire qualcosa? Io volevo dire, vado un po' contro tendenza, perché comunque tutto sommato i giocatori presi individualmente, messi da altre parti, funzionerebbero. Non sono di quelli che dice che tutti fanno pietà, fanno schifo, secondo me i giocatori sono anche validi. Quello che dico è che c'è qualcosa nell'area, nel sistema, che non funziona. Cioè ieri mi è sembrato di vedere che l'Udinese tirasse i remi in barca, come se stesse giocando contro se stessa. Quindi non tradotto è tanto, vuol dire anche contro Tudor, vuol anche dire contro Tudor, ecco. Non è questione tanto di uomini, è anche questione di atteggiamento. Ho visto due sere fa il Brescia, l'ho visto dal vivo, ti dico, una squadra che gioca al di là di Balotelli con giocatori l'abbiamo visto anche a Udine, sì, ma gioca con giocatori che insomma qualche anno fa facevano poco più dei dilettanti. Ti viene Martella, che prima aveva fatto del Crotone, aveva giocato alla Virtus Vecchio, insomma non al Real Madrid, che hanno messo sotto torchio l'Inter. Castrovilla della Fiorentina, per esempio, ci possono, cioè, quindi è questione molto di atteggiamento, di voglia, e l'avevamo visto nelle prime giornate di questa Udinese, no? Che con la grinta, no? Con questa, diciamo, caparbietà si riusciva magari a portare fuori punti. Da due partite a questa parte io credo che mentalmente l'Udinese abbia deciso di staccare la spina, caratterialmente all'allenatore. No, adesso mi avete stancato. No, cioè, no, scusa Lorenzo. Io no, voglio fare una premessa. Non hai mangiato pasticcino. Se volete pensare che la colpa, cioè intanto non capisco come mai la partita che ho visto allo stadio col Torino, quella che ho visto col Bologna,
era un'Udinese che è piaciuta, che ha vinto, che è piaciuta, che ha messo, diciamo, quella famosa garra. Non ha fatto la partita del secolo, indubbiamente, però l'ha vinta con coraggio, insomma dava l'idea di essere una squadra, parliamoci chiaro. Che cos'è successo dopo? Questo da chiedersi. Quello che mi domando. È successo che quando un tecnico, dopo i 7 gol a Bergamo, lancia questa dichiarazione qua, credo che la Roma avrà vita dura. E sì, poi hai quel risultato lì, vuol dire, secondo me, che il tecnico non ha il polso esatto della situazione, ma non dico soltanto il tecnico, io dico l'ambiente. Se l'ambiente continua così, e in particolare a inventarsi nemici e oppositori che non ci sono, è tutto un gioco al massacro. Ido, perdonami, no, scusate, adesso io non vorrei fare il solito rompiballe, però dire questa squadra non ha cuore, non gli frega niente della maglia. Sono anni che a Udine a molti giocatori non frega niente e in campo hanno reso. È un problema che non mi tocca. Non sono d'accordo, ma... Va bene. Dire che i giocatori hanno giocato contro Tudor, no. Questa squadra è una squadra che non ha un giocatore di carattere, non ne ha uno e gioca contro Tudor. L'unica qualità che riconosco a Tudor in questi 3 anni che è stato a Udine è stato il carattere, e non riesce a trasmetterlo a questa squadra. Mi domando come mai. E poi faccio un'altra considerazione, partendo dall'assunto che dell'ambiente non me ne frega niente, perché l'ambiente non va in campo, inizio a chiedermi se per caso noi ne capiamo poco di calcio, perché questi giocatori che noi tutti abbiamo reputato a inizio stagione discreti, non eccelsi, ma discreti. Cioè, abbiamo iniziato tutti la stagione dicendo il mercato non fa schifo come gli anni scorsi, mancano delle pedine, ma la qualità non è pessima. Negli anni scorsi abbiamo visto proprio giocatori incredibili a Udine. Quest'anno sfido tutti voi a dirmi che non avete detto, beh, una salvezza tranquilla. Io inizio ad avere dei dubbi seri, perché io ieri ho visto un primo gol dove, se mio figlio in difesa fa quell'errore, va fuori squadra. Primo, no. Ho visto un centrocampista che lo voleva tutto il mondo, ce lo siamo tenuti, il nostro faro, doveva fare sfaccelli, non la vede proprio. Ho visto una squadra senza carattere. Perché? Quando ti dico io. Perché senza carattere? Senz'altro l'allenatore conta, perché ha sbagliato, come dicevi tu, completamente sia Bergamo che Roma. Perché io con la Roma, perdonami, ma con Nicola, che è l'anticalcio a Udine, li teneva tutti nell'area piccola e 7 gol e 4 gol non li prendevo. Ed in più mi sono rotto le balle di essere preso in giro. Non sei solo. Mi sono veramente rotto le balle, perché è ora di finirla con i tifosi. Pensino alla squadra, pensano alle pere vere, pensino a quelle che hanno fatto in campo. Sarebbe ora di finirla. 25.000 persone ieri essere prese in giro. In 10 la contro Roma, 11, 10 contro 11. Allora, faccio una piccola considerazione. Io, dopo la partita con l'Atalanta, l'archiviamo, ero sicuro, certo, anche nei collegamenti che faccio con le varie radio che mi interpellano, eccetera, che Tudor, va bene, dopo il ritiro, dopo le cose, dopo un chiarimento anche con il direttore, eccetera, con Tudor, con i ragazzi, eccetera, cambiasse qualcosa. Addirittura si ipotizzava, e forse Stefano è buon profeta anche col quale abbiamo parlato, che giocassero altre persone, che rigiocasse, che ne so, Fofana, che giocasse Nestorowski davanti, che giocasse Wallace, cioè gente fresca, anche per una questione, non so, Wallace è un doppione di Iaialo, quindi appunto, sai, al posto di Iaialo. Ma Iaialo è stato l'unico, ecco, secondo ieri me. Ieri è stato l'unico, però anche l'unico perché era l'unico, fatemi finire, era l'unico in diffida. Perché per noi la partita importante era quella dopo, cioè quella di domenica col Genoa. Ma sono tutte importanti. Quindi
Vabbè, comunque. A me fanno ridere quelli che dicono non sono queste le partite in cui dobbiamo. No, non è questo che ti voglio dire. Con tutto. Certo, io a lui dicevo, guarda, è inutile chiedere, è inutile che, come diceva qualcuno nella società, dice siamo sicuri della prestazione. Io ero convinto che facessero la prestazione, ma non sapevo se questa prestazione bastava a fare quei punti che ci servono, perché adesso bisogna fare se punti. Se non altro, non le figuracce. 11 esatto. Reti in due partite, hai capito? Esatto. Puoi perdere, ma. In 10 contro 11, ripetiamo. Ma al di là di questo pensavo che ci fosse un turnover, perlomeno questo che pensavo. No, gli stessi, sì. L'unici escluso il poco che era squalificato. E poi all'inizio, ecco. All'inizio del secondo tempo mette tira fuori Mandragora e mette un ectoplasma. No. Un come a Bergamo ha tolto Occa, un fantasma. Che era l'unico che teneva alla esatto. Squadra. Cioè, ora. L'inversione dei ruoli dei due esterni, allora, insomma, sono un errore, indubbiamente, diciamolo. Insomma. Approfondiamo i perché. Secondo me i principali sono due, nei ruoli chiave. Uno si chiama De Paul. Ecco, allora, la mancata cessione, qui stiamo assistendo allo stesso fenomeno che si verificò a suo tempo con D'Agostino. Quello doveva andare alla Juve, al Real Madrid. No, dice, teniamolo noi. E questo andò incontro a un campionato disastroso. Qui mi sembra che stiamo rivedendo quel film. De Paul, cioè, in nazionale gioca, ma ho l'impressione che la CEL, questa è la nazionale, ce lo prosciughi, ce lo demitalizzi, perché lui non ha più neanche condizione fisica. Arranca soprattutto non c'è con la testa comunque ti dirò che parola di Luciano Moggi, faccio una piccola parentesi, De Paul a gennaio è dato al Milan. Questo l'ha detto Va Moggi, bene, che vada, quindi auguriamoci che vada, che ci buon vada viaggio. Anche perché qui però, buon viaggio psicologiche no. Edi, questa mancata cessione, se vogliamo questa sopravvalutazione economica di De Paul, perché non mi si venga a dire che un giocatore così milioni. Costa 40 milioni come tutti gli altri nazionali argentini, non ha senso. Vabbè, questo... se volete vi vendiamo Bozzo per 30, eh. Secondo me io li valgo, appunto. Io sono pronto mi interrompo perché c'è la notizia fermi tutti, c'è una notizia abbastanza importante, entro mezz'ora, un'ora, forse entro la fine della nostra trasmissione arriverà la decisione della società ufficiale che comunicherà se Tudor esonerato o meno, si va verso l'esonero. Sì, non è una cosa che ci sconvolge. Allora, non è questo. Adesso continuiamo. Uno era, abbiamo detto, De Paul. Questo è in un ruolo chiave, l'uomo che deve trasmettere il gioco dal centrocampo all'attacco con qualche invenzione, con qualche roba, non c'è. Due, Lasagna. Vabbè, insomma... Ecco, qui bisogna essere chiari e sinceri a dire questo è da quando Mancini lo ha chiamato in nazionale. C'è una sopravvalutazione anche nel suo caso eccessiva. Questo è un giocatore, secondo me, di complemento in una squadra anche importante da calare nell'ultima mezz'ora, perché con lui non crei un gioco offensivo, lui gioca da solo. Allora, in presenza di una situazione di questo tipo, il tecnico, sia Tudor o il successore, chiunque sia, cosa deve fare? Tu non la sblocchi. Scusa, questa squadra. Perché li fa giocare? Non la sblocchi. Perché li fa giocare? Che bisogna. Ecco, allora tu ti sei fatta la domanda e devi dare la risposta. Io faccio la domanda. Vogliamo la risposta. Cioè, perché ci sono dei giocatori che per vari motivi anche legati al mercato giocano, cioè non è un dubbio, cioè così succede in tutte le squadre del mondo, non è che succede solo Udine. Scusami. La società punta su certi elementi, perché sì. Abbiamo lasciato fuori Neuting e abbiamo fatto giocare Samir? Stai tornando sulla mia posizione. Io non l'ho mai tra l'altro, cioè, lo conosco, c'ho anche una, no, un ma buon rapporto, quello che dico io, ma vederli giocare così, perdonatemi, io non ne capisco di calcio e non capisco di tutto ciò che ruota attorno al calcio. Ma chi vede De Paul? Chi vede De Paul? Svogliato. In queste condizioni giocare a Udine?
Ma bisogna avere coraggio di tirarlo fuori. Cioè, tanto vale che stia in panchina, fa più bella figura, si svaluta. Ragazzi, di diciamo, meno. Diciamo il pane e il vino al vino. Cioè, questi giocatori, se giocano come dice lui, con queste fisime, con queste cose, eccetera, non sono professionisti, non sono professionali. Punto e a capo. Non che sono maturi, vada, anche come non persone. Sono maturi, porca miseria. Non è inutile che ci attacchiamo a questo e quell'altro. Poi prendersela con Tudor è la cosa più facile del mondo. Beh, io non Tudor sono... ha le sue colpe. Tudor ha fatto i suoi errori. Però i suoi errori probabilmente lo cambieranno, eccetera. Certo, ma non cambia nulla alla fine. Certo. Dai, su. Certo. Allora, qui ci portiamo dietro un debito di riconoscenza. Cioè, andava questo tecnico, andava valutato su una preparazione e su un progetto nuovo che forse avrebbe potuto sviluppare. Non è stato in grado di farlo. Aspetta, perché per aspetta. Limiti suoi no. O perché non no. Ha gli uomini. Aspetta, perché vi riporto una cosa. Cioè, prima infatti. Conferenza stampa di Tudor dell'anno, mese di luglio. Tudor vede conferenza sì. E dice: quest'anno no, cerchiamo di fare più gol e partiamo dalla difesa a 4. Lui aveva un'idea nella sua testa. Come mai questa sua idea anche si è tramutata in un 3-5-1-1? Come mai anche Velasquez, che giocava col 4-2-4, che era magari una pazzia per il calcio italiano, si è ritrovato a far giocare 3-5-1 con Pussetto esterno? Deve essere un virus alla Dacciarina. Si vede che non nominare quel nome. Porta io ho detto non vengo più. Ma io non sono mai andato. Io non entro alla Dacciarina. Stadio Friuli. Quando si chiama Stadio Friuli entro la Dacciarina no, anche in curva, no? Mi pare. Un piccolo break. Niente, a passare un po' il tempo così. Viviana, che cos'è successo in curva non ieri? Non lo so, è stata una tristezza inaudita vedere la squadra che giocava così. È stato veramente... non erano una squadra, ognuno giocava per conto suo. E ad un certo punto in curva giustamente si sono, penso, decisamente arrabbiati. Per cui hanno smesso di cantare e comunque hanno contestato la società. Io devo dire che per ragioni di salute l'ho vista da casa. Io mi aspettavo, ti giuro, che mi aspettavo che gli ultimi 10-15 minuti i ragazzi della curva se ne andassero. Ah, se ne sono andati. Ha cominciato a svuotarsi presto la curva ieri sera. Vincevano solo 3-0. No, guardate, la curva dà il massimo sempre, in ogni situazione. Cioè, ieri sera abbiamo toccato veramente il punto più basso in assoluto. Poi perché cori, io dico un momentino, un po' di reazione, prendi un gol, ma li hai visti correre? Erano fermi in campo. Sì, ma scusa, cioè, Elio, perché? Perché? Ma è questo che ci chiediamo, cioè da Torino a Bergamo a ieri sera, cioè questa sono fermi, cos'è successo? No, ma io non cos'è anche successo? Una cosa rispetto questo alla squadra, perché meno male io mi vedo un po' tutte le partite, però ma corrono insomma, tutti come matti, intanto, si impegnano. Innanzitutto quando prendiamo la palla in difesa per arrivare davanti facciamo 75 passaggi, no? Lentamente, pian pianino, poi da metà campo vedo una serie innumerevole di passaggi a Musso indietro. Ma è ora di finirla, cioè c'è qualcuno che glielo dice che bisogna fare gol. Perché noi ci mettiamo un quarto d'ora per arrivare in area avversaria e non ci arriviamo poi, ok? Però c'è questa lentezza, questo. Cioè non c'è un movimento, cioè, qualche ti ricordi la tattica? Non di c'è uno schema. Di Orrico il primo anno di vai lontano, Ma tu non eri appoggiamo lì indietro perché così passa il tempo e abbiamo meno rischi di subire. Quando infatti a 7 non ci siamo arrivati. Ma non dimenticate che ieri eravamo 11 contro 10 anche. Ragazzi, poi chi si è accorto di questo? E noi a Bergamo 10 contro 11 altri. Chi si è accorto di questo? Poi c'è da dire una cosa, no? Tornando ad Orrico, sembravano 13. No? La vittoria valeva 2 punti, cioè quei tempi, capisci? Adesso vale 3, secondo me, cioè puoi avere anche un gioco spregiudicato, magari ne prendi 3 e ne fai 4, capisci? È importante portare a casa la capacità di farne 4. Sì, però sapete qual è la cosa peggiore? Adesso mi rifaccio alla lettera che ha letto Lorenzo all'inizio, perché lui ha parlato di un bambino di 8-9 anni. Qui tutti amiamo quella maglia. Mio padre ha 85 anni, ieri sera era incavolato come una iena, perché lui ha vissuto e vive per l'Udinese. Anche quando andava bene, mio padre si arrabbiava sempre a fine partita. Come i fapponi friulani. Esatto, perché la vive la partita, la vive la squadra.
mio padre aveva a tanti bip quando commenta la partita, perché noi amiamo questa squadra, ma la cosa peggiore che hanno ottenuto è che ci stiamo disinnamorando. Bravo. Ci stiamo disinnamorando, bravo, non dei colori bianconeri, perché quelli sono dentro il nostro DNA, non c'è niente da fare, ma di tutto ciò che circonda questa squadra. Vabbè, una, hai tenuto lì, una volta hai tenuto lì, i giocatori facevano parte della comunità. Esatto, bravo. Adesso bravo Ernesto, non c'è, mi piace, non c'è guarda, più nulla. Bravo, bravo, vero, no, giusto, bravo. Non bravo, te che ti piace, Ernesto, perché guarda, 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 ma lo vuoi capire, tu saresti stato, no, diciamo, a me dispiace dirlo, di paese, bravo. A me dispiace dirlo, ma i giocatori non vivono la realtà del Friuli, non comunica con il territorio, con la gente. Questo è un problema comunque. Non me ne frega niente del resto, guarda, noi non siamo il resto, noi siamo Udine. Questo è un altro ambiente dove, diciamo, questa che nelle cosa piazze si cosiddette comunque provinciali, sì, si chiederebbe anche questo, come esatto, questo componente. Ma come questa, questa differenza noi l'abbiamo vissuta. Sì, esatto, l'abbiamo vissuta, l'abbiamo vissuta e possiamo portare avanti. A qualcuno ricordo che io avevo sei anni. Esisteva già il calcio. Che io andavo a vedere le partite al Moretti, quindi qualcuno prima di rivolgersi a me, va bene, si faccia il segno della croce, si metta in ginocchio e chieda perdono. Prego, adesso do la linea alla regia dopo questa buttata e ci sentiamo fra poco. Va bene, va bene. La voce del Friuli, Radio Spazio. Sono Anna Piuzzi e vi ricordo che ogni venerdì alle 11 in replica alle 17.30 c'è l'appuntamento con Libri alla Radio, la rubrica sul Friuli che legge. Uno spazio dove incontreremo autori ed editori per farci raccontare le ultime novità letterarie, ma anche i librai della regione per ricevere interessanti consigli di lettura. E poi viaggeremo in lungo e in largo nel nostro Friuli per scoprire le tantissime iniziative di cui è costellato il territorio, dedicate ai libri e alla lettura. Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia. 27 stagioni teatrali con prosa, musica e danza. Oltre 200 spettacoli in cartellone. Nei teatri della regione ti aspettano Marco Paolini, Angela Finocchiaro, Vittorio Sgarbi, Il Balletto di Roma, Joelle Dix e tanti tanti altri. Prenota il tuo posto teatro. Info su ertfvg.it. Millenaria Abbazia di Rosazzo, la prestigiosa e suggestiva cornice della decima Biennale d'Arte, dedicata all'artista Enrico Ghinato, intitolata Motori e Musica, Musica e Motori, sarà visitabile nelle sale dell'ex tribunale dell'Abbazia dal 22 settembre 2019 al 7 gennaio 2020, dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. Per info www.abbaziadirosazzo.it. Sì, viaggiare. Per la tua pubblicità su Radio Spazio 0432 24 26 29 oppure info@radiospazio103.it. Spazio Sport è un programma di Spazio Sport è un programma dedicato soprattutto ai tifosi. Puoi intervenire in diretta. Chiamalo 0432 51 26 61. SMS 335 1278 120. E-mail diretta@radiospazio.it. Spazio Sport. Silenzio. Siamo nuovamente in diretta e continuiamo allora a capire, perché la notizia di Stefano, c'è qualche aggiornamento innanzitutto, no? Ancora niente, però restiamo sempre sul fatto che si va verso l'esonero. Beh, scusate, se si esonera, che numero è negli ultimi 5 anni? Che ho perso il conto. Alto, alto, molto eh? Alto. Beh, solito domando a Ido Cibischino, metto. Senti, questo esonero eventuale, non lo sappiamo, eccetera. Come lo giudichi? L'eventuale zona. Ecco, io spero, ecco, spero che non avvenga. Che perfetto, non avvenga. Perfetto. Perché? Per un motivo semplicissimo. Chiunque arrivi
ha lo stesso materiale a disposizione. Non può mettersi di nuovo a fare una preparazione, a studiare schemi, a studiare. Cioè, quindi accontentiamoci di quello che Tudor ci può dare. Quindi, squadra abbottonata, 10 uomini sotto la linea della palla, un attaccante, puntiamo allo 0-0 sperando. Spettacolo garantito. Ma non importa, non importa oggi, non ce ne frega niente. Per punti, ragazzi, non ce ne frega niente. Il Genoa adesso si è rigenerato, attenzione, andiamo là. Perdonami, Ido, perdonami, cioè, no, perdonami. Cioè, non... No. Allora, io sono uno che se vince per un autogol dell'arbitro sono contento, perché sono il concetto opposto alla sportività. Però non ce ne frega niente del calcio. Dopo 7 anni di patimenti, perdonami, cioè mi sarei anche un pochettino stancato di dire non me ne frega niente. In 7 anni, cioè io ti ricordo che squadra avevamo 8 anni fa e come è stata depauperata, e mi ritrovo a te che sei... che mi dici non me ne frega niente del bel calcio. Oggi mi sono anche un po' stancato, cioè sono anni che non me ne frega niente. Ma oggi, no, lui vuol dire che oggi, ma lo capisco cosa vuol dire, ma non lo sto dicendo a lui. Allora, ci vanno lui, i giocatori lui, in campo. Lui ce l'ha con me in questo caso. Ma perché ti voglio senta, bene? Perché senta la suocera. Esatto. Ora perché suocera intende. Perché senta, insomma, senta la suocera. Comunque ti dico, ecco, secondo me io confermerei questo allenatore. Sappiamo cosa può dare, che non è molto, però resta da Ido. Se si può fare di più con questi siamo uomini in emergenza. Si può fare anche di più, ma le alternative quali saranno? Cioè, perdonami, Gattuso, Marino, Colantuono, aiutami Stefano, Ballardini. Cioè, ragazzi miei, sì, cioè, arrivasse Ancelotti, arrivasse quello dell'Inter facciamo famoso. Un punto sui nomi che circolano. Ecco, allora, i nomi che circolano sono al momento 4: Colantuono, Ballardini, Marino e Gattuso. Beh, li ho fatti io in ordine contrario. Allora, e Gattuso ti dico anche perché. Colantuono, perché diciamo è l'uomo preferito di Marino, che lo vorrebbe riportare e anche qui. Di Lorenzo. Anche di Lorenzo, sì. Per cortesia, fuori. Via. Gattuso è la pista. Fuori. È la pista che piace di più, ma costa un costo. Gattuso. Ha un costo, ovviamente. Tra l'altro, il problema di Gattuso è che non è proprio sicuro di riscendere subito in panchina. Sta aspettando altre offerte. Aspettava quella del Torino, però il Torino questa mattina ha riconfermato Mazzarri. Quindi, sera, sì. Gattuso potrebbe essere una pista, qualora però si metta sul piatto almeno 1,5 milioni di euro. In quanti anni, scusa? Un contratto decennale, spalmato sui 10 anni, 1,5 milioni. Quel che è esatto. Dai, allora, prendendo in considerazione questi 4 nomi, chi potrebbe dare qualcosa in più a questa Gattuso. Squadra? No, Gattuso dice. No. Gattuso mi sembra la replica italiana di Tudor. È 1,5 milioni, perdonami, è Gattuso, è già fuori. Però, 1,5 milioni, dai. Però, quello che ha fatto, che per 6 quello mesi, che ha fatto al Milan, dai, Stefano, è qualcosa di abbastanza miracoloso. Guarda, ma posso dire, un 1,5 milioni per un allenatore che viene mandato via fra 4 mesi, sostituito da Tudor, di nuovo. Sono soldi buttati. O da Nicola. Perché ha contato comunque, anche lui. Il ancora, problema è che siamo in emergenza di nuovo. Capirai la novità. Tutti chiedono a Guidolin, ma Guidolin non era male. No, io sarò il primo a telefonare a Guidolin proprio per l'amicizia che ho, la fraterna amicizia che ho con Guidolin, di dire stai a Castelfranco. No, ma dignitosamente non verrà mai. Ma non verrà, ti dico io. Si sa perché se n'è andato. Vi leggo 2 messaggi che mi ha portato la nostra segretaria molto attenta e precisa, che sono arrivati via mail alla segretaria dello spazio, Antonella, la ringrazio. C'è dunque Nicola da Codrolipo che scrive: sinceramente non ne posso più di sentire scuse da parte della società. Pasquale Marino racconta ancora la storia della partita contro il Milan, dei 15 minuti contro l'Atalanta. Cosa è tornata a fare? E un'altra mail dice altra cosa. La censura vergognosa di messaggi. Leggo le mail, censura vergognosa di messaggi da parte del canale ufficiale della società, vengono sistematicamente fatti passare solo i messaggi a favore. A che pro?
Che modo di fare informazione è questo? Non entriamo in merito, ognuno fa l'informazione che merita, quindi a noi non ci interessa. Chiuso. Andiamo avanti. Chi stoccava? Si parlava di allenatori. Ecco, ricordiamo lo scorso anno, Nicola alla sua prima partita batté la Roma. Sembrava che dovesse risolvere i problemi, poi come è finita? Cioè è il turnover degli allenatori ogni anno da anni e anni e anni, quindi non c'è un progetto alle spalle che garantisca una continuità anche tecnica. A questo punto compriamo dei pacchetti di allenatori, prendiamone tre. Beh, ma il problema è che sarebbe meglio comprare giocatori, possibilmente anche giocatori nei ruoli in cui siamo scoperti. Ma adesso, ma io resto sempre un po' sempre dell'idea che è una buona squadra, sì, che ci salviamo tranquillamente. Questa è una trasmissione per i tifosi e con i tifosi, no? C'è qualcuno che scrive Diego Di Marzio, cioè, certo, con l'Antuono, uno dei pochi allenatori mandato quel paese dalla curva. Tu sei anche in curva, l'hai fatto? No, lei è educata, scusa. Quindi, ecco, quindi questa dove è andato? Ecco, l'anno scorso l'Udinese, prima di prendere il tuo, aveva contattato Carrera, sentito anche recentemente dal Genoa per sostituire Andrezzoli. Qui ci vuole Malesani, ringrazio tutti quelli che stanno scrivendo, Enrico Guasone, Luca Querici, e poi c'è Roberto Baviotti, deve accettare di non potersi portarsi dietro lo staff, dice chi viene deve venire da solo. Diciamo che Marino, se posso intervenire, ci riporta un periodo felice, buono, ma sì, aveva giocatori come Quagliarella, di Natale, Andano, probabilmente anch'io riuscivo a fare un buon campionato. E mi risulta che però non sia molto gradito a Pozzo Secco. Saluto Aurelio Switzerland Giammat. Però effettivamente Pierpa ci dice una cosa, perché ce lo siamo dimenticati: Allegri è libero. È l'ingaggio di anche Mourinho. Però Mourinho, sai, con la lingua qua, poi, Italo Nicoletti suggerisce Rossetto. È impegnato a Manzano, mi dispiace. Adesso c'è il totale allenatore. Comunque io in linea di massima sono d'accordo con il se non fosse Cibisino, a Pordenone, ecco, a me piacerebbe Tessè, anche per esempio. Grazie. Grazie. Costa poco, tra l'altro. Dai. No, onestamente, posso dire la verità: gli allenatori a cui vuoi bene, non farli venire a Udine. Sì. No. Io faccio una domanda. Perché li vuoi bene, appunto. No, faccio una domanda a voi: in che modo si può mettere mano a questa squadra? Cioè, perché adesso veramente c'è da chiedersi, un allenatore che arriverà qua a sostituire, tappare i buchi alla salvezza, ok, ma in che modo? In che modo tappare tanto i buchi? Cambi una modulo. Serie di allenatori il cui arrivo da questa scossa temporanea fino al mi piace la serie di allenatori. Beh, tre all'anno, insomma, è una comunque media. Ti dico, cambiare modulo. Allora, cos'è che facciamo? Il 4-4-2, che dovrebbe essere in teoria quello che ci garantisce. Perché non fare il 4-3-3, che io me lo sogno anche di notte. Garantisce di più, ma perché che vita hai? Che perché hai? Non hai? Che vita triste che hai? Tu viene richiesto come agli altri. Scusami un attimo, Lorenzo, tu hai 6 difensori centrali in rosa. E un conto è scontentare 3. È un conto e scontentarne di più, perché se tu hai 2 difensori centrali, 4 non giocano. E quindi tu lì è stata. Guarda che Becao, cioè, è nato come difensore centrale, lo stesso Samir è un difensore centrale. Attenzione, si vede cosa anche, fai di Ekong? Quale? No, no, Ekong è uno dei migliori. E allora non possono quelli giocare che avuto un rendimento se certo. Non giocano, se non giocano, crei gente scontenta, come Pussetto, che è stato 3-4 partite, non ha visto il campo, entra e sembra un UFO. Cioè faccio per dirti, tu la squadra la costruisci col tuo tecnico in base a un progetto. Non può accadere come è accaduto quest'anno, che si parte con un'idea, e come è accaduto lo scorso anno anche, soprattutto, che io ti dico, mi ero innamorato di questo Io me lo sarei tenuto Velázquez. Io mi ero innamorato di questo tecnico. Sud Velázquez, Ido, io ti dico questa cosa qua. Hai fatto una scelta di rottura. No? Dai, di rottura. La difendi fino alla fine. Fino alla fine, devi andare e anche qui sono d'accordissimo. No, esonero nel momento in cui fa la miglior partita. Perdi, ma ha fatto la miglior partita ad Empoli. Lo difendi. Lo devi difenderlo. Devi difenderlo. C'è una scelta di rottura. Cioè, se tu. Ma ne abbiamo parlato tante volte. È da lì che sono partiti un sacco di guai alla fine.
No, è chiaro? No, i guai sono partiti. C'è anche da dire una cosa. Io non penso che nelle volontà dell'anno scorso, cioè del fine maggio dell'anno scorso, ci fosse quella di confermare tutto. È stato confermato per la piazza, come Marino è stato portato qui per la piazza. Anche perché non c'era molto altro da prendere. Però io vorrei anche dire una cosa, scusate. Che mettiamo sempre conto, abbiamo analizzato un costo un sacco economico. Tudor è l'allenatore quindi Gattuso meno fuori dalla lista. Serie A, 50 il adesso, meno costoso. Costa, non so, 400.000 euro, sì. Mi sembra. Ma però vedi, un esempio di approssimazione nella costruzione di questa rosa sta sulla famosa fascia sinistra, dove Zegela non ha voluto tornare, Pezzella è andato al Parma. E vabbè, quella però, fascia, scusami, è sempre Kensema, stata Kensema è bravissimo, secondo me. Sì, ma è l'unico, bravissimo. Beh, bravissimo. Corre, nel contesto dell'Udinese è il migliore. Anche ieri ha fatto lui, adesso non vorrei dire su quella fascia. Però il campionato è lungo. Certo. Ecco. Però volevo dire anche questo adesso, indipendentemente dal fatto che cambino o non cambino allenatore, mi pare che ognuno abbia espresso la sua opinione in merito. Non spetta a noi decidere, sarà la società che deciderà e quindi ne prenderemo atto. Io credo che a questo punto, al di là delle critiche che abbiamo fatto, che spero non continuino, speriamo che, cioè, noi dobbiamo, io sono innamorato di questa maglia, ragazzi, cioè, sì, però purtroppo io sono innamorato, per cui io mi auguro che adesso subito questi ragazzi facciano un esame di coscienza. Illuso. Va bene, come ok, sono illuso, facciano un esame di coscienza e vadano, e vadano a Genova a fare la partita e possibilmente a fare punti. Io devo dire questo perché io sono innamorato dell'Udinese, punto a capo. Bisogna avere però, ecco, però sono coraggio, anche critico e ho, però sono anche critico, sono talmente innamorato che sono anche imbestialito per quello che ho visto nelle ultime due partite. Lorenzo, attenzione, scusa, questo implica però delle scelte. Se tu hai De Paul che è così, De Paul non gioca. Lasagna, se è così, Lasagna non gioca, ma un tecnico lo può fare, e questo accanto a questo interrogativo prima, io metto il punto di domanda. Scusa, cosa hai detto? Un tecnico? Secondo me. Ah, buono. Hai detto un tecnico non. Se lo può fare, hai detto. Lo può fare un tecnico, questo, no, qualsiasi sia. No, ma non è interrogativo, è una questione in tutte le piazze. Guardiamo al Milan in crisi, Suso chi è? Giocalo sempre lo stesso, lo devi vendere, non puoi, no, se lo lasci fuori non compri. È un altro, è un grande equivoco, è un grande equivoco del Milan, Suso, forse non l'avete capito ancora. Abbiamo capito che c'è qualcosa che non va in De Paul. Se lo lasci fuori però non lo vendi a 35 milioni, non lo vendi neanche a 20, forse a 15. Ma se lo fai giocare lo vendi a 500.000. E questo è stato un cortocircuito che si è creato molto negli ultimi anni, quando l'Udinese non è più riuscita a vendere i giocatori. Facciamo un ragionamento, noi eravamo abituati a produrre giocatori da mettere sul mercato e vendere e alimentare di nuovo la macchina per prenderne altri. Adesso i Samiri, i Fofanà, il stesso De Paul, Lasagna, sono giocatori che sono qua da 3-4 anni e concretamente al di là di De Paul quest'estate non hanno avuto questa offerta irrinunciabile. Cioè il circuito virtuoso, compro a poco, valorizzo e vendo, si è inceppato, esatto. Non funziona. E allora che fai? Noi abbiamo assistito negli ultimi anni a cosa? All'arrivo di giocatori che prima non arrivavano, tipo, non so, questi Iaialo, questa Nestorowski, non sono profili da vecchia Udinese, perché noi prendevamo giovani sui mercati. Acquistati a parametro zero, oltretutto. Sì. E questo è importante, no? Edo, c'è da dire allora c'è da dire una cosa, che se tu vendi questo benedetto De Paul, tu incameri anche una ventina di milioni, un paio di buoni giocatori, arrivi a prenderli. Scusa, Ido, ma di cosa stai parlando? Funzionata così, posso dire una cosa anche io, Ido. Se tu credi di essere in vacanza in Sardegna e di fare quello che ha fatto il Cagliari, cioè che ha venduto e quello che ha guadagnato l'ha messo sui giocatori, tutto, e vedi i risultati, non funziona così. Perché se funzionasse così, noi avremmo Ronaldo oggi, ricordatelo.
Ascolta, secondo me, i soldi vengono questi giocatori altrove. Allora ti dico, se noi avessimo potuto, se il club avesse potuto cedere questo giocatore rinunciando magari a 5 milioni, cosa vuoi, 30? No, 25 te lo do. Con 25 milioni tu hai un paio di buoni giocatori, prendi, tra cui una mezzala, che io non arrivo più a vedere una mezzala. Non c'è in quella squadra lì uno che faccia da cinghia di trasmissione, vada, sia là. No, no, ascoltami, secondo me, sai quando ha funzionato bene questo discorso di giocatori che arrivavano, crescevano, via? Quando in squadra c'erano Zoccolo, Duro, di italiani che tenevano la maglia, quando, su questo hai capito? Questo è allora perfetto. Questi li hanno fatti crescere, ma adesso sono tutti, tutti sullo stesso piano, sono tutti sullo stesso livello. Chi li fa crescere? Chi li comanda? Sono tutti nuovi. Io cioè, Elio, è tra giustissimo, condivido esattamente quello che poi c'è un altro fatto, dice. No? Che il famoso detto, cioè riferito a De Paul e forse anche a qualcun altro, cioè. E la società l'ha sempre rispettato di solito. In paradiso, a dispetto dei santi, non ci si può stare. E De Paul sta qui contro la sua volontà. Questo è un dato però di fatto. Hanno fatto anche una mossa per un po' per accontentarlo. Gli hanno rinnovato il contratto, gli hanno adeguato alla stessa cifra o anche superiore a quello che avrebbe percepito. Ma questo che cosa Firenze significa, Stefano? Nel calcio dei soldi, pagando, di solito non crei gli stimoli però. Quelli che ti vengono da dentro. Ma non andava al Madrid, nella seconda andava alla Fiorentina. Senti, dimmi tu in che data ha firmato il contratto nuovo? Adesso non so dire. No, lo so. Prima di. Dopo il Torino, prima del Torino. Aspetta che te lo dico. Fermo che c'è tutto scritto sulla Bibbia. I sacri testi. Dunque, 16 ottobre 2019 la firma 15 ottobre 2019, okay, e dopo con chi abbiamo giocato? Abbiamo giocato Udinese Torino 1-0, ebbene Atalanta Udinese 7-1. Senti, che questo adeguamento di contratto per un giocatore, per tenerlo, che abbia influito sul rendimento degli altri che magari No, lui sì e noi no. No, dai. Andiamo a parlare di calcio. Scusami. Può essere. Digli di no. Potrei riferirti, parlando di calcio femminile, di certe cose che succedono in questo ambiente. Quindi succedono, c'è certe piccole invidie riguardanti. Non corrono più, sono due partite che non corrono più. Scusa, allora, non abbiamo, adesso con tutta la buona volontà, in questa squadra esistono solo due giocatori che teoricamente potrebbero avere mercato Musso. Per la grande stampa. Lascia stare Musso che è un'altra parte. De Paul in porta. De Paul e Lasagna. Tutti gli altri sono veramente allo stesso livello. Lasagna ha rinnovato l'anno scorso, è lui che si è offeso. Sì, ma che cifre ha rinnovato Lasagna rispetto? A che cifre ha rinnovato? Scusa, 28 anni. Ma non lo vedi? Non lo vedi fuori che da due partite che c'è De Paul che è fuori dal contesto della squadra? È fuori dal contesto perché ha firmato il rinnovo, ma non lo so, ma guarda che non è il solo che è fuori dal contesto, lui che sarebbe quello che in questo momento è quello teoricamente che, il leader, teoricamente. È leader ma da dove vi nasce, non è mai stato lì, allora, ha fatto 5 partite giocato bene con Velasquez è come Fofanà che mi avete fatto una testa con Fofanà che era un fenomeno. Non alzare la voce che non siamo soli, no, perché lei ha detto che ha l'orecchio otturato e non mi sente, togli le cuffie che si meglio, mi viene tristemente in mente lo slogan con il quale è nata questa stagione: daremo l'anima. Due anni che danno l'anima. Allora, quest'anno abbiamo il DNA, quest'anno c'è il DNA. Peggio ancora. Infatti io mi sento un po' calante. Comunque dite quello che volete, secondo allora, me. Allora dico, scusatemi, il primo anno 4 gol, stiamo parlando di De Paul sempre. Secondo anno 4 gol, tutti su rigore. Lo scorso anno 9 gol, tra cui 3 su rigore e 3 rigore sbagliati. Ecco. Quest'anno 0. Ieri c'è quella punizione dal limite. Non so, barriera a 9 metri e 15, no? Che dice adesso
almeno spara una roba, sì, e ci fa contento. Almeno arriva in porta. Almeno facciamo un gol. Una fuga, va a sbattere una roba sulla barriera e dopo si gira, guarda. Cioè, non c'è, l'uomo non c'è. Questo è chiaro. È stato irritante. Il giocatore, il giocatore. È stato irritante ieri sera in alcuni momenti. Ci ha fatto un'apertura, non so se l'avete vista, quella per Sema sbagliata. Quella per Sema, ve l'ha mandata in curva. Più di una ne ha fatte. Non è possibile per un giocatore. Comunque, se un collega ben informato del Messaggero, non faccio i nomi, è un collega. Insomma. Qual è il cognome? No. Comunque un collega in sala stampa che conosce bene Pradè mi ha detto che la Fiorentina appunto aveva offerto 20 milioni più una contropartita tecnica che l'Udinese non ha accettato. Le contropartite tecniche non ci fregano. 20 milioni mi pare che sia la cifra giusta per quel giocatore. Se vai oltre è esagerata per quello che sta rendendo. Con quei 20 milioni puoi comprare un paio di giocatori, come diceva io. La contropartita tecnica era piuttosto interessante. 2 milioni ciascuno sono 4 milioni. Sì. Poi al Puglio che sarà confermato. Guarda Simeone come sta giocando. Mi dai Castrovilli, vedi come sta giocando. No, Castrovilli l'Udinese l'ha chiesto e la Fiorentina ha deciso allora però Simeone. Dava Simeone. Ma Simeone che scusami Simeone ragazzi. 20 milioni più Simeone. Ma hai detto Brussolini, ma hai detto. Se hai Simeone non può giocare lasagna. E vabbè, ce ne faremo una ragione, cavolo. Scusami. Però non so se avete fatto caso. Il coraggioso Lasagna ieri sera, quando è stato richiamato in panchina, lui è uscito sotto la curva. E la curva, tu c'eri lì, puoi testimoniarlo, non credo ci siano state offese nei suoi confronti, o sì? No, non c'è stata una grandissima contestazione, qualche fischio ovviamente. No, ma, cioè, ma senti, più che contestazione... Perché, cioè, onestamente, e io sono quello cattivo qui, io non me la sento quest'anno, e anche l'anno scorso, di contestare pesantemente i giocatori. Cioè, io credo che ormai i giocatori, dovremmo capire che i giocatori dell'Udinese hanno seri e grossi limiti. Cioè, io non sono convinto, e guardate che ci credo a quello che dico, che vadano in campo contro Tudor o che non si impegnino. Io credo che possono andare in campo non convinti del ruolo, limiti tecnici, cioè che noi li sopravvalutiamo. Questo, ma credo che siano tutti bravissimi ragazzi. Una componente, no. Allora, non sono bravi ragazzi? No, sono tutti bravi ragazzi, però con una particolarità comune. Non c'è il senso di squadra, il senso di appartenenza. Ognuno gioca per se stesso. Ma come fa? Ognuno gioca per se stesso. Questo è il problema. Per andarsene via il prima possibile. Ti ricordi, ma quando ci sono dirigenti che dicono durante il campionato questo lo piazzerei lì, questo lo piazzerei là, ma i giocatori, ma cosa gliene frega del senso di appartenenza? Certo, quando non hanno un contatto con i tifosi, ma cosa gliene frega del senso di appartenenza? Questo è un argomento, valido. Non c'è il senso, ma tu credi che i giocatori del Milan abbiano tutto questo senso di appartenenza? Ci scrivono anche dalla Libia, perché dico, scusatemi, fino all'altro giorno, come ho detto prima, diceva, cosa vuoi, sono tutti stranieri, Eddie è un fautore di questa idea qua, su 24 mi dice abbiamo 4-5 italiani, 22 stranieri, però dico, pur da altre parti non accade la stessa cosa, si arriva a costruire un blocco affezionato, sì, però un blocco di amici. Gli italiani che avevamo, facciamo un inciso, erano Pezzella gli è stato offerto il posto titolare quest'anno, ha preferito andare a prendere più soldi a Parma. No, ma scusa, è anche una questione tecnica, perdonami, è anche una questione tecnica, ma non è, sono gli italiani, ma Stefano, tu tra Udine e Parma dove vai? Onestamente, dimmi, sei un calciatore, hai sul tavolo due contratti, Udine e Parma, addirittura Parma ti dà più soldi, dove vai? Nel calcio d'oggi per i soldi tu dove vai? Tu dove vai? Pezzella, se non siamo, scusatemi, siamo noi, per la storia, per l'affetto che abbiamo, che ci illudiamo che questa gente arrivi qua perché noi siamo friulani. Non gliene frega niente. Guidolini
nei suoi allenamenti autunnali, quando sai c'erano quelle otto brate magnifiche e le montagne erano già c'era già la prima neve sulle montagne, prendeva Asamoah e Sanchez e gli diceva: girati, guarda cosa c'hai dietro, guarda dove sei. Sì. Guarda che se vai avanti così mi commuovo. No, era così. Asamoah arriva qua. Guido Lisi sente friulano honoris causa, no? Ma mi diceva: ma guarda ma dove sei. Ma non per scherzo, eh? Sì, no, no, ma gli diceva: guarda dove sei. Guarda. Oggi lui ha fatto il discorso chiaro, i soldi. Oggi non si ragiona che in termini di soldi, ma non solo, ma non solo nel calcio, in tutto. Io e Edi facciamo un giornale, cioè io i miei tempi e di adesso gli do una mano, cioè solo per passione, gratis. Oggi nessuno fa ste cose più, nessuno le fa. Tu sei qua, qui siamo noi qui a perdere le ore a mattina per che affetto, potrei andare da così per simpatia, per amore affetto, verso per affetto, perché cerchiamo di tenere assieme questa realtà. Guarda, io non so te, io ho un contratto da 500.000 euro per affetto, no, allora io non gioco più io ora faccio di voi, cioè. Siamo quasi alla fine, anzi siamo alla fine, purtroppo quello che dovevamo dire l'ha detto, l'abbiamo detto, per cui adesso l'unica cosa è facciamo un piccolo che... referendum. Pudor sì o no? Comincia tu. No. Cioè sì. No, non nel cioè, senso confermarlo io ancora. Lo confermo, sì. Lo confermo. Sì, sì, per me sì, però dovrebbe fare la formazione lui. Brava, 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 brava. No, non conta, donne, perché se no non puoi fare anche l'inciso, veloci, no, onesto, mandalo via. Questa considerazione. Per Bozzo via. Ma rimane. Stefano? Cambiare. Tu sei quello. Io sono per confermarlo, ma perché? Anche perché non ci sono alternative. Nicola lo sa fare bene. Ecco. Lunedì la trasmissione, mi confermate? No, tu sì, dai, sì, assolutamente sì. Bene. Però vediamo se un po'. Oh, e se saremo la frutta lunedì? E se saremo la frutta la mangeremo. Basta che non porti le pere. Fa tanta vitamina C, quindi. Grazie Cristian, arrivederci a tutti, ci vediamo lunedì dopo Udinese Genoa. Spazio Sport. Questo programma è stato offerto dall'Hotel Sava.